Ciao, sono Fulvio di Ent e volevo fare una guida su come montare e smontare i KRM, dato che me l'hanno chiesto più persone. Allora, possiamo partire dal cap del bottone e montare semplicemente l'O-ring. Lo switch, il cap ha un verso di montaggio sullo switch del KRM. Lo switch ha una piccola rientranza e la scritta ENT all'interno del cap deve andare nella direzione opposta, essere opposta alla piccola rientranza, in questa maniera. Nel momento in cui avrete montato giustamente il cap, quando lo spingerete in fondo sentirete uno snap. Questo significa che il cap è stato montato correttamente e non andrà più via. Dopo si inserisce lo switch, si spinge in fondo e si porta a posizione. Da questo potrete montare la PCB e montare i faston. In questa maniera. Vi servirà un saldatore portato a media temperatura. Dopo serviranno 4 punti di saldatura. Questi Questo praticamente è già il KRM montato. Dopo aver fatto le saldature, potete inserire le viti. Le Una. E due. Il KRM praticamente è montato. Qualora voleste fare manutenzione dello switch o togliere lo switch, e naturalmente nel momento in cui è stato montato, usate dell'alcol isopropilico normale per levare il flussante residuo. Lo potete tranquillamente levare con uno spazzolino in modo che i contatti non avranno il flussante, quindi sarete sicuri che, diciamo, la saldatura sarà stata fatta bene. Per smontare, diciamo, il KRM, avrete bisogno di un dissaldatore. Se è elettrico è meglio e quindi preriscaldato. Fate riscaldare il dissaldatore bene. Portate il dissaldatore sui pin. Spingendo sullo switch, diciamo, al centro dello switch potete, diciamo, rimuovere il cap e lo switch e effettuare una manutenzione, magari, diciamo, pulire l'interno del bottone.
Nel momento in cui avrete fatto la manutenzione, rimettete correttamente lo switch in posizione e rieffettuate le due saldature. Questo, diciamo, è uno switch, questo qui è un KRM assemblato e disassemblato. Ciao a tutti!